Il simbolo delle bandiere del Veneto autonomo, Veneto, Leone di San Marco. Spettacolo. Ci voleva. Sì. Dopo che sei chi che su Facebook ha scritto che è un proprio, per me che sia un leone, che sia un gatto, è sempre il simbolo di Vicenza. Ci siamo girati attorno un paio di volte per verificare proprio che tutto sia a posto, se è stato costruito bene, insomma, se ha una bella, un bel vedere. Ed eccolo il leone di San Marco alle porte di Trissino, fiero ma col volto aggressivo, anche se il Vangelo è sui piedi. Parla di Pax, pace. Voluto e donato dal Comitato per l'Identità Veneta, è stato inaugurato in pompa magna domenica, come ci mostrano le immagini di Vicenza Today, con presente anche il ministro per gli affari regionali e originari di Trissino, Erika Stefani, e il presidente del Consiglio della Regione Veneto, Roberto Ciambetti. Inaugurando quel simbolo a Trissino, noi ribadiamo un percorso che fa parte appunto della storia del Veneto, che fa parte del nostro modo anche di amministrare in terra veneta ed è un simbolo che soprattutto ci serve per guardare avanti. Leone Marciano, espressione dell'identità veneta, ma era statua di ottima fattura o simbolo di appartenenza anche politica? Le polemiche non mancano, già all'inaugurazione vi sono state contestazioni, ma i leoni in Veneto e nel Vicentino non mancano. Sì, molto bella come statua. L'abbiamo anche a Castelgomberto. Molto bella. Polemiche su Facebook, contromanifestazioni, i cittadini si dividono. Qui la realtà della Lega è molto forte, la mentalità è quella in Veneto. Purtroppo è una regione molto chiusa mentalmente. Secondo me, il leone, per conto mio, è solo una questione di storia, nostra storia, senza politica, assolutamente zero. Quei soldi che hanno speso sicuramente, perché hanno speso dei soldi, potevano darli all'asilo, a questo e quell'altro, che siccome dobbiamo pagarci tutto qua, hai capito? Potevano spendere i soldi in un altro modo. È un leone, come ci sta a Venezia, può esserci anche qua. Sono stati i cittadini di Trissino a pagarlo, dunque nessun problema.